colleghi, io penso che questo provvedimento si occupi di tutt'altro e voi facciate finta di non comprenderlo, perché nessuno, e questo provvedimento non lo fa, vieta il diritto in Italia a protestare nelle forme civili e previste. Questo provvedimento, colleghi, lo sapete perfettamente, va a cercare di disincentivare questa moda, questo narcisismo mediatico di un gruppetto di ragazzini che hanno diritto a manifestare per il futuro del pianeta, ma che potrebbero farlo in maniera positiva andando a fare volontariato nei musei, andando a fare la pulizia delle spiagge come facevamo con l'indimenticato Paolo Colli, fondatore di Fare Verde, andando a fare volontariato civile a favore dell'ambiente, non certo imbrattando i monumenti, non certo imbrattando le tele di pittori famosi o di musei, e quindi questo andiamo a fare. Quindi, come al solito, come ha fatto anche il segretario del Partito Democratico Schlein, giustamente ripreso da Matteo Renzi pubblicamente, non si può difendere per qualche tornaconto minimo elettorale la devastazione o il vandalismo dei beni culturali, ma bisogna bisogna insegnare ai ragazzi che i beni culturali vanno tutelati, che bisogna mobilitarsi per essi e che bisogna difenderli. Grazie. Grazie.